Allora, professor Guardaben, c'è in campo la sua candidatura per Palazzo Spada, per sindaco di Terni. Sì, certo, come è noto, i nostri organi di partito si sono già riuniti, hanno individuato questa ipotesi di candidatura. Ne sono molto onorato, naturalmente manca in questa fase un po' magmatica di passaggio da PDL a Forza Italia, mancano le ufficialità e per cui diciamo che sono in pectore, ecco, mettiamola così. Ecco, PDL Forza Italia, lei PDL Forza Italia, no? Forza Italia, sì, sono stato anche a votare sabato ero al Consiglio nazionale e ho votato per il passaggio, il ritorno a Forza Ecco, Italia. in regione c'è stata una scissione anche, direi, anche abbastanza importante, no? Sì. Capeggiata tra l'altro dal senatore Luciano Rossi, e a Terni invece. A Terni, che io sappia finora, hanno aderito al nuovo centrodestra sicuramente l'amico Salvati, Federico Salvati, consigliere comunale, e Mazzocchi, Edoardo, l'amico Edoardo Mazzocchi. Non so chi altri possa aderire di qui in avanti, d'altra parte è una fase appunto di assestamento, per cui vedremo i definitivi numeri fra qualche giorno, immagino. Ecco, ma questo fatto indebolisce la sua candidatura? Non lo so, ma è molto probabile che al momento in cui si andranno a confrontare le varie anime intorno alla scelta dei candidati, ci saranno anche i rappresentanti del nuovo centrodestra. Vedremo. Vedremo. Ecco, inevitabilmente le chiedo che giudizio dà di questa consiliatura che sta volgendo al termine. Ma che tristezza. Io sono molti anni che, bontà loro, i Ternani mi rieleggono a Palazzo Spada come consigliere, Conciauro nel 93 e poi via via in tutte le consigliature successive. Mi spiace dirlo e non è un attacco a tante persone che considero e che siedono a Palazzo Spada, però c'è stato un declino, un inevitabile, indiscutibile declino. Rispetto a figure che ho visto, con cui magari mi sono anche scontrato anni fa. Questo penso sia dovuto al fatto che c'è stata una sorta di selezione un po' al contrario. Una delle grandi responsabilità del centro-sinistra, e in particolar modo di questo di Girolamo, è proprio quello di aver spaso una anestesia, un sparso questo senso di stanchezza, di tristezza, di sfiducia e che ha come perno l'elevazione della mediocrità a sistema. E questo, secondo me, è quanto di peggio potesse fare un amministratore. Si può sbagliare quando si amministra, ma quello che non si deve fare è proprio instillare questo senso di fatalismo, di fine imminente, di irreparabilità, non si può fare niente. Senti nelle risposte degli assessori, del sindaco, talvolta degli amici della maggioranza in consiglio comunale, questo atteggiamento, ma tanto che si può fare. Ecco, questo atteggiamento rinunciatario è quanto di peggio potesse fare questa amministrazione ed è purtroppo l'eredità peggiore che ci lascia. Ecco, infatti le volevo chiedere, ma ci sono delle colpe specifiche che lei attribuisce appunto alla giunta di Girolamo, un atteggiamento in particolare che la colpisce, insomma, ecco, Ma che l'ha quasi spinta a candidarsi, mi viene di dire. le colpe sono tante, tante e specifiche, direi in ogni settore questa giunta ha brillato per faciloneria, superficialità, talvolta inettitudine. Piuttosto che scendere nei singoli dettagli, che sono anche sotto gli occhi di tutti, direi che la colpa più grande e uno dei motivi per i quali mi sono messo in gioco, come si dice, ci ho messo la faccia e ho proposto, offerto alla città la mia esperienza e la mia storia, le mie capacità, è proprio per cercare di invertire questo atteggiamento pericolosissimo. Terni ha delle potenzialità enormi, ma i primi a non crederci talvolta sono gli stessi Ternani.
proprio perché condizionati da questo atteggiamento, da questo esempio. Dietro quell'atteggiamento un po', diciamo così, di bonomia, di come spesso quando si va in giro si dice Di Girolamo, ma dice una brava persona, non si vede mai, è inesistente, ma una brava persona. Ecco, in realtà, senza nulla togliere alla persona, al medico, che va naturalmente stimata, però è proprio questo che non bisogna trasmettere agli amministrati. Il senso del, sì, vabbè, si fa quel che si può, si tira avanti. Ecco, il tirare avanti, più o meno alla stracca, questo è veramente la peggiore eredità della sinistra e della giunta Di Girolamo. Ecco, le sue sono parole, direi, anche abbastanza severe, ma in realtà voi siete accusati dalle altre parti dell'opposizione di essere un po' una stampella del centro-sinistra a Palazzo Spada. Come risponde a queste critiche? Lo saprà, no? Sui social network, allora, in rete, dicono di tutto e di più. Sì, sì, è un esercizio, diciamo, uno sport molto diffuso. In realtà è uno sport autolesivo. A cui ma siete una stampella del centro-sinistra? No, non lo siamo mai stati, anzi, farebbero volentieri a meno della nostra presenza. Mi spiace entrare in questo tipo di polemica perché la reputo sbagliata, in quanto l'unico scopo che deve avere, secondo me, un amministratore d'opposizione è quello di cercare di far cambiare le cose. Far cambiare le cose proponendo anche un modo diverso di amministrare, proponendo delle soluzioni diverse ai problemi, non limitandosi agli attacchi, che pure sono utili. Cioè, quello che differenzia l'atteggiamento mio, e non solo mio, da quello di qualche altro componente dell'opposizione, è che noi riteniamo che sia tutto giusto nell'opposizione, sia la testa d'ariete che sfonda, sia chi denuncia le malversazioni o quello che ritiene tali, sia chi ritiene di dover fare proposte, di doversi proporre in maniera costruttiva e non distruttiva. Tutto si tiene, tutto è giusto nell'opposizione, ma se cominciamo ad attaccarci l'uno con gli altri e dire ah ma tu sei troppo debole, e al che si risponde e tu sei troppo violento, facciamo solo il gioco della maggioranza. Ecco, io a questo tipo di gioco, di scontro, di conflitto intestino non ci sto, non mi ci troverà mai e nessuno mi ha mai trovato in questi atteggiamenti. Ecco, tra l'altro poi nell'opposizione si dovrà pure trovare un punto d'accordo, no? Si dovrà trovare, dovrete essere alleati, suppongo, se vorrete tentare di vincere le elezioni. Io ritengo che sia opportuno assolutamente trovare intese e collaborazioni o cartelli nella opposizione. Ma prima o dopo un ipotetico turno di ballottaggio? Distinguiamo. Prima è opportuno, ma non è un dovere. Cioè, stare insieme per forza può comportare danni sul piano elettorale e anche alla stessa immagine e offerta politica. Quindi è opportuno, ma non è un obbligo. Mentre, una volta giunti a ballottaggio, lì anche il patto col diavolo, cioè tutti insieme ad ogni costo, non cadere in errori fatti qualche tempo fa, che ricordiamo bene, quando non si volle andare tutti insieme nel ballottaggio. Il ballottaggio è il momento in cui contano i numeri, per cui anche un voto è fondamentale. Lì, tutti, a qualunque costo. Senta, professore, però diciamo che il quadro politico è cambiato in modo rapido, però anche radicale, no? Se noi stiamo addirittura ai risultati del febbraio scorso delle elezioni politiche, addirittura è possibile che il ballottaggio sia tra il centro-sinistra e un'altra forza politica, per esempio il Movimento 5 Stelle. Ecco, io le chiedo, ma secondo lei questa per voi rappresenta proprio una minaccia? Cioè, il Movimento 5 Stelle può confermare i risultati ottenuti a febbraio, oppure, allora, come è successo in altre elezioni? La premessa è che bisogna sempre guardare con molta attenzione a tutti i movimenti, diciamo così, che vengono dall'elettorato, e anche quando sono tumultuosi, per cui ben venga questo tipo di democrazia diretta. Non condivido alcuni aspetti, è noto che questa
tendenza a fare di tutti ogni erba un fascio non è apprezzabile. Dire tutti uguali, sono tutti uguali, cacciamoli tutti, non mi convince. Come non mi convince qualche proposta, come la decrescita felice, che mi sembra una bestemmia, e soprattutto in una città come Terni che ha una vocazione industriale. Questo non toglie che il Movimento 5 Stelle abbia una sua capacità di attrazione e anche alcune idee forti, condivisibili tra l'altro. Io appartengo a un movimento che sta chiaramente prendendo le distanze dall'Europa burocratica, dall'Europa che vuole solo rigore, che vuole soltanto deprimere e comprimere, laddove invece ci sarebbe bisogno di ben altro. Per cui dicevo, il Movimento 5 Stelle è un movimento da guardare con attenzione. Qual è la loro possibilità? Al momento attuale diciamo non destano preoccupazione dal punto di vista elettorale. Non escludo, però nessuno può escludere, che il quadro nazionale, se cambiasse, potrebbe incidere con effetto di trascinamento anche su questa sigla elettorale. Lei ritiene possibili anche degli accordi con il Movimento 5 Stelle? Ecco, lei va al ballottaggio, c'è una fetta di elettorato che andrebbe conquistato. Lei ritiene assolutamente possibile? Sì, ribadisco quello che ho detto prima. Al ballottaggio tutti insieme, a qualunque costo. Gli accordi con il Movimento 5 Stelle, come ipotesi, sono assolutamente da prendere in considerazione. Non so dall'altra parte se ci sia lo stesso atteggiamento. Ecco, ieri sera è stato eletto Stefano Neri alla guida della sezione territoriale ternana della Confindustria. Sì. Che giudizio dà? Sono rimasto molto molto sorpreso, positivamente sorpreso, perché si è trattata di una vera e propria svolta nel modo di affrontare la gestione dell'industria, di Confindustria a Terni. Mi ha fatto molto piacere sentire le parole di Neri, che innanzitutto danno di nuovo fiducia, anche in questo caso, danno ottimismo, di cui c'è assolutamente bisogno. Fanno capire che Terni ha delle grandi possibilità e che l'industria ternana ha delle grandi possibilità che vanno sfruttate, che bisogna andare al passo con i tempi che stanno tumultuosamente cambiando, che non si può rimanere su atteggiamenti di 10, 20, 30 anni fa. E mi ha fatto piacere anche notare come tutta Confindustria abbia sentito questa necessità di una svolta. Ha avuto un vero e proprio plebiscito, Neri. Ecco, un'ultima cosa, sarebbero tanti gli argomenti da trattare, ma siamo già a 13 minuti, quindi... invece le volevo chiedere, facciamo un'ipotesi per lei molto fausta, devo dire, ovvero sia che un lunedì di giugno, lei la sera di un lunedì di giugno si ritrova sindaco, quindi lei è il nuovo sindaco di Terni. Che cosa è la prima cosa che fa? Qual è? Allora, guardi, io tendo ovviamente a fare il passo mai più lungo della gamba, e dunque per motivi scaramantici... Non la vuole prendere in considerazione questo? No, vabbè, è tutta colpa mia, va bene. È ovvio che si fanno gli scongiuri necessari. Forse farei un... Però una cosa, magari una cosa ce l'ha in mente però, no? Sì, come si dice, me la sono segnata al dito. Ma la può dire, la vuole dire o non la vuole dire? Ma sì, si può anche dire, sì. Farei un'ordinanza quella sera stessa. Ah sì? Sì, sì, farei la stessa ordinanza al contrario che fece Paolo Raffaelli. Paolo Raffaelli, appena diventato sindaco, ha riaperto la passeggiata alle feste di partito. Io farei il preciso opposto. Va bene, professore, grazie. A voi, saluto.